holding on to you. Bella a tutti ragazzi, qui è Giude360, ben ritrovati nel mio canale. Oggi siamo qui finalmente tornati con l'episodio numero 9 con la carriera portiere con il Napoli su FIFA 18. In questo video termineremo la stagione, inizieremo la seconda stagione della nostra carriera e come avete votato voi dal sondaggio che vi lascio qui nello schermo, cercheremo di cambiare squadra. Mi dispiace per tutte quelle persone che hanno votato per la permanenza nel Napoli, ma come vedete da qui abbiamo giocato ben 32 partite stagionali e sinceramente anche io ho voglia di cambiare. Inizialmente non mi aspettavo di giocare 32 partite, pensavo di fare un anno in panchina dove magari avrei giocato 10-15 partite massimo per poi diventare titolare nella seconda stagione. Però qui sulla carriera diciamo che siamo raccomandati tra virgolette, perché anche se siamo più deboli dei titolari noi veniamo messi in campo. Infatti Reina ha fatto tantissima panchina nonostante avesse una valutazione più alta della nostra. Detto questo, terminiamo la stagione. Guardiamo giusto per curiosità gli obiettivi, invece no perché li ho skippati, però vabbè. Immaginiamo gli obiettivi e credo di averli fatti quasi tutti, spero, non lo so. Avanziamo nel calendario perché è iniziata ufficialmente la stagione 2018-2019. Come ho detto prima, siamo sul mercato, quindi aspettiamo che ci arrivi qualche offerta. Offerta di trasferimento dopo 20 giorni esatti. Fermate il calendario e andiamo a vedere dal Betis, no! Sul serio ragazzi, questo qui è il livello, realmente. Al Betis. Allora, sinceramente, io ovviamente rifiuto, però sinceramente non vorrei andare in una squadra fortissima tipo Barcellona, Real Madrid, squadre così, perché alla fine sono sempre le stesse squadre che io ho già girato in tutte le carriere giocatori. Quindi io vado a rifiutare, però un'offerta di una squadra di medio classifica non sarebbe male. Sei convocato per la prossima partita, siamo in campo ragazzi per la Supercoppa. Questa partita voglio giocarla, è una finale, quindi sarebbe da stupidi sinceramente saltarla. Noi siamo ancora qui e quindi ovviamente siamo in campo, perché non giocarla? Andiamo, è un trofeo in più che eventualmente si aggiunge alla lista dei trofei che abbiamo vinto in carriera. Questa qui è la formazione titolare, nessun nuovo acquisto rispetto all'anno scorso ovviamente, visto che c'è Valencia a destra e Bertrand a sinistra. Comunque questa è la squadra e noi signori ci vediamo in campo. Ci siamo ragazzi, siamo a San Siro, le squadre sono in campo, giochiamo la Supercoppa in trasferta e inizia adesso in Napoli. Arkadiusz Milik prova a spingere il Napoli. Milik, la finta, appoggia per Diawara. Milik, mettila dentro, è perfetta per Jorginho. 1-0 dopo 3 minuti di gioco. Ha segnato Jorginho. Adesso tocca a noi. Se non subiamo gol, abbiamo vinto anche questa coppa. Riparte il Napoli con Insigne, tutto regolare, Insigne 1 contro 1. Ma cos'è ragazzi questa Inter? Sul serio, 2-0 Napoli dopo 13 minuti. Non è che noi lasciamo il Napoli e questa squadra vince lo scudetto, vero? Che l'Inter viene dallo scudetto appunto, quindi è la squadra più forte di quest'anno. Attenzione qua, fuori gioco. Icardi, attenzione qua, riparte l'Inter dal lato lato per Pulisic. Nuovo acquisto, occhio, palla dentro per Icardi e la parata. Ok, poteva anche uscire, però nelle uscite non è che siamo bravissimi, quindi ho aspettato e ci è andata bene. Occhio, palla dentro, allontana Callejon. Primo intervento di questa stagione. Attenzione qua, ancora l'Inter che attacca con Pulisic per Icardi. Stiamo attenti, appoggia per Borja Valero. L'ho toccata io? Ragazzi, se l'ho toccato ho fatto un paratone. Si può rivedere? No, grazie. Ma allora l'ho toccata io perché calcio d'angolo, per forza. Occhio, palla dentro, allontana via Callejon. Ok, abbiamo fatto 10 minuti perfetti, adesso stiamo soffrendo. D'Ambrosio, palla dentro, forse qui dovevo uscire. Porca Valero. Ok, era fuori gioco però, altra bella parata. Stiamo giocando molto bene, 2-0. Come squadra stiamo giocando male perché non riusciamo più a ripartire, ma a livello personale stiamo facendo delle bellissime parate. 6 parate a 1, occhio qui, la prendiamo anche. 8.5 e l'arbitro fischia la fine della partita. Abbiamo fatto la nostra miglior partita da quando vestiamo la maglia del Napoli. 6 parate a 1 anche con Handanovic che ha preso 2 gol in 10 minuti, non ci ha capito assolutamente più niente. Dopo il 2-0 però noi ci siamo spenti a livello di squadra e non abbiamo fatto più neanche un tiro in porta. Comunque il nostro capitano ovviamente è Marek Hamšík, che così come ha alzato la Coppa Italia nell'ultimo episodio alza anche la Supercoppa.
concludiamo con 8.7. L'ho visto con la coda dell'occhio, ve lo faccio rivedere. 8.7 con 3 tiri bloccati, 4 tiri respinti. Il migliore in campo però è Giorginio con 9.5, 8 tiri a 2, 2 tiri, 2 gol, e andiamo avanti. Sto avanzando nel calendario, ragazzi. Abbiamo fatto anche i playoff contro il Copenaghen. Sono due partite che non ho voluto giocare perché erano partite molto semplici. La finale si poteva giocare e l'abbiamo fatta, però contro il Copenaghen ho preferito rimanere fuori e la nostra squadra ha vinto sia all'andata e sia al ritorno, quindi siamo in Champions League. Ma a noi sinceramente non interessa, perché comunque sono sul mercato ma non mi arriva più nessuna altra offerta. Io veramente non so che cosa fare. Sono in Real Betis, io sinceramente un anno al Real Betis non me lo voglio fare. Tra l'altro non posso neanche più accettare quell'offerta perché è passato un mese, quindi stiamo parlando di niente. Mancano 4 ore alla fine e non ci arriva niente. Un'ora alla fine e sul mercato non si presenta nessuno. Il Napoli acquista Emmanuel Mas per 6,7 milioni. Ok, hanno ceduto anche un As, forse in prestito, perché abbiamo guadagnato 0 euro, quindi sicuramente sarà in prestito. Abbiamo preso anche Versalico. Ok, acquisto molto realistico, perché il Napoli anche sulla realtà, anche nella realtà, è su Versalico. Comunque ragazzi, purtroppo non abbiamo cambiato squadra, anche se la maggior parte di voi mi ha suggerito di andare via dal Napoli, ma come avete visto non ci è arrivata neanche un'offerta decente. Io a Real Betis non ci voglio andare. A questo punto che cosa facciamo? Ci sono un miliardo di partite. Io direi di giocare le partite più importanti, perché sono veramente tantissime le partite. Facendo un rapido calcolo, sono circa 40 di campionato, più 5 o 6 di Coppa Italia, più tutta quanta la Champions League. Arriviamo sulle 60 partite stagionali, e visto che noi stando in porta non ci stanchiamo mai, siamo sempre in campo, anche nelle partite più semplici contro il Frosinone in casa. Io a questo punto direi di fare nel modo più velocemente possibile questa metà stagione, giocando solo le partite fondamentali. Partita ragazzi contro il Bayern Monaco, questo qui è il girone: Bayern, Napoli, Galatasaray e Spartak Mosca. Abbiamo una partita molto importante, noi siamo in campo e quindi giochiamo questa partita fondamentale che non abbiamo ancora mai fatto, visto che il Bayern Monaco ci manca in carriera. Siamo anche fuori casa, stadio molto difficile, uno stadio in cui bisogna giocare almeno una volta in carriera. Questa è quella squadra e noi signori ci vediamo in campo. Ci siamo ragazzi, siamo all'Allianz Arena, le squadre sono in campo, inquadrato l'oro insino insigne, e inizia adesso Bayern Monaco Napoli. Il Napoli nella realtà ha già giocato in questo campo e ha perso 3-2. La gara scosta, attenzione nel Bayern Monaco, occhio, 15esimo, subito spingono, palla dentro di testa Lewandowski. Ok, calma Lewandowski, che tu non mi segni oggi, dai. Contropiede, loro insegna, insegna, la mette giù. Stiamo giocando bene però, li vedo attivi i miei giocatori. Neuer per Callejon, Allan è fuori gioco, no, perché c'è il difensore a terra. 1-0 dopo 20 minuti, così si fa. Il difensore rimasto a terra, forse per un colpo, non lo so, mantiene in gioco tutti. Guardate lì, si scontra con Neuer e sono tutti in gioco, anche Mertens. Viva la sportività, e 1-0 Napoli. Ragazzi, mi sa che abbiamo scelto forse l'anno sbagliato per abbandonare il Napoli, perché la squadra sta girando bene. Martinez però, stiamo attenti, Lewandowski prova ad uscire, la parata rimane lì. No dai, ma posso essere così sfortunato? Ma sul serio, ho fatto un'uscita perfetta su Lewandowski, perfetta, e gli rimane lì. Sei fortunato Lewandowski, inutile che esulti così. Guardate che bella uscita che ho fatto e poi è rimasta lì, dai. Succede una volta ogni 100 azioni una cosa del genere. 1-1. Vidal per Lewandowski, stiamo attenti, Koulibaly, marcalo bene. Occhio, deviata, mamma mia, 7.1, andiamo a rilancio con le mani. Ammasi comunque, lancio lungo per Callejon, mettila dentro di prima, l'ho chiamata io. Di testa arriva Mertens, 2-1 dopo 32 minuti di gioco, doppietta di Dries Mertens, con passaggio chiamato da me, perché solo di prima poteva farlo bene. Se se la metteva un po' più avanti, il cross veniva un po' più rispetto a Neuer e Neuer l'avrebbe presa. 2-1, doppietta di Mertens, ora stiamo attenti. Insigne, Amsic, bellissimo per Callejon, ma come stiamo giocando? Callejon! E la parata di Neuer. È una bella sfida anche tra me e Neuer. Ovviamente Neuer è fortissimo, però noi diciamo che
che siamo in crescita. Koulibaly non riesce a staccare. Calcio d'angolo per il Bayern Monaco. Ci va Lucas Vázquez. Lewandowski con la manona in calcio d'angolo. Era difficile bloccarla lì, visto che era un po' alta, forse, non lo so. Callejón, attenzione qua, recupera palla. Callejón, vai fino in fondo. Callejón, la finta, se la mette sul sinistro, poi appoggia per Hamsik. Mertens, tripletta. Tripletta di Dries Mertens contro il Bayern Monaco. Incredibile. Mamma mia Mertens, che giocatore, che giocatore. 3 gol in 53 minuti. Viene giù la parte dello stadio dedicata ai tifosi del Napoli. Assist di Hamsik e 3-1 Napoli. Attenzione qua, ancora noi. Callejón, palla dentro per Hamsik. Ragazzi, ma cos'è questo Napoli? Se giocano veramente così tutte le partite, noi possiamo anche decidere di restare. Occhio però, Lucas Vázquez, devo uscire io. E la parata questa volta. Mamma mia, 7.9 di valutazione. Che inizio di stagione. Stavo dicendo, se il Napoli continua a giocare così, noi possiamo anche restare fino alla fine dell'anno giocando le partite in modo veloce, ovvero quelle più importanti, e con 4-5 video finire tutto quanto l'anno. Fatemi sapere magari se siete d'accordo con me, così la carriera diventa anche meno pesante, diciamo. A messa larga per Lucas Vázquez. Attenzione che rientra. Occhio, Koulibaly cerca di marcarlo bene. Lucas Vázquez, le finte, va indietro. Ok, per Kimmich che appoggia per Ames. E la parata, 120esima parata. E miglioriamo anche il piazzamento. Occhio, e usciamo bene. 8.1, la teniamo qui perché non c'è nessuno. E adesso piano piano andiamo al rilancio. Ok, attenzione qua, il lancio lungo per Insigne. Sono su attacco totale. Insigne per Mertens. Mamma mia, stava per fare il quarto gol della sua partita. Mamma mia, 7 parate a 2 intanto. Lewandowski, 2 di recupero. Douglas Costa, occhio però perché non voglio subire il secondo. Boateng, palla dentro per Lewandowski, la parata. E poi palla fuori, ok. Traiettoria stranissima, sembrava infatti che stesse entrando dentro. Rivediamo il replay con la manona. E sì, palla fuori di poco. Anche Neuer dentro, 10 tiri a 7. Mamma mia, occhio, palla dentro, allontana via Vidal. Poi la mette giù qualcuno. Occhio, Insigne, salite, salite che il portiere non c'è. No, cosa ho fatto? Ok, è finita. Volevo salire perché il portiere era fuori, va bene. Stavo facendo una sciocchezza, però non fa niente. 4 tiri comunque per Mertens e 3 gol. Stavo salendo perché loro non avrebbero mai tirato dalla metà campo. Volevo chiedere palla io e poi tirare subito. Volevo fare questa cosa, però va bene così. 8.2, non siamo i migliori in campo, perché il migliore in campo è Dries Mertens con 10 in pagella, 11 tiri a 7 e andiamo avanti. Prossima partita ragazzi, noi siamo in campo contro l'Inter. Una partita che voglio andare a giocare perché questa qui è la classifica. L'Inter al primo posto a quota 39 e il Napoli lì a quota 33. Non c'è stata nessuna partita importante perché tutte quante le partite con le squadre forti sono alla fine dell'anno. Quindi Inter, Juventus, Milan e Roma sono tutte quante alla fine. Io avrei voluto giocare quelle più importanti, ma purtroppo non c'è stata nessuna partita che valeva la pena giocare. Ci siamo qualificati come seconda del girone. Al primo posto ovviamente è arrivato il Bayern Monaco. E adesso c'è la sfida scudetto contro l'Inter, che giocheremo nel prossimo episodio. Non so quanto sia durato questo video. Io sto registrando da esattamente 1 ora e 41 minuti. Spero che sia venuto un video abbastanza decente. Nel prossimo episodio giocheremo contro l'Inter, giocheremo contro la Juventus, giocheremo contro il Milan e poi aspetteremo notizie dal calciomercato. Vedremo un po' se ci arriva qualche offerta interessante, altrimenti finiremo l'anno giocando le partite più importanti. Verso fine anno ne giocheremo molte di più, perché all'inizio diciamo che nessuna partita è fondamentale, visto che siamo all'inizio del campionato. Invece più andiamo avanti, più i punti iniziano a diventare pesanti. Credo di concludere la stagione giocando circa 15-20 partite. Quindi nel girone di ritorno credo proprio di andare avanti e giocare più partite possibili. Anche perché abbiamo preso il Manchester United agli ottavi di finale. Quindi come si fa a rimanere fuori contro il Manchester United? Quindi io spero che siate d'accordo con me di andare avanti veloce e di vedere fin dove riusciamo ad arrivare. Detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, arriviamo assolutamente a 6.000 mi piace per supportare al massimo questa serie. Noi ci vediamo con un prossimo video. Bella!